ringraziare il sindaco che ha fatto sì che si potesse allestire questa serata e tutti gli amici sia del movimento che dell'associazione Sanremese, di cui dovevo fare parte dell'associazione di allora. Sono contento perché pensavo, ho visto quasi tutti i miei amici e oggi venerdì sera ci si incontra per organizzare questi eventi e per parlare delle cose che poi il nostro paese dà, il nostro contributo. Questa serata nasce da una sofferenza che si prova quando si passa davanti a un posto del genere. È una sofferenza che sono anni che chi ha a cuore le sorti del meridione d'Italia, di quello che furono le due Sicilie, sempre, ogni volta si parla male di un nostro posto, di un nostro luogo, di ciò che accade attorno al meridione d'Italia. Ecco, io stasera vi invito, è vero, Francesca ha ragione, forse ci aspettavamo un poco più di gente, perché l'idea era di indignarsi. Stasera c'era la voglia di far capire, perché abbiamo un'opportunità importante di poter arrivare nelle case di molta gente, anche al di là dell'oceano, voler far capire, voler far sentire a chi non è potuto venire stasera che noi siamo indignati per ciò che sta accadendo nelle nostre contrade. Questa era l'idea di fondo. Carditello era il luogo simbolo, è il luogo simbolo di questo degrado, che è anche un poco colpa nostra. Noi corriamo dietro a tante situazioni, anche importanti, perdendo di vista le piccole cose che sono state quelle che hanno portato avanti il nostro mondo. L'altra sera, presentando il libro a Portici, ho raccontato della storia della differenza delle donne tra mia mamma e mia nonna. Ebbene, noi dobbiamo ritornare a questo, non per tornare indietro, non per, come dice il mio amico De Crescenzo, per le parrucche, per le carrozze del 700, ma perché quello è il nostro mondo e noi dobbiamo salvaguardarlo. Iniziamo da Carditello, ma facciamo sì che tutto ciò che ci riguarda, tutto ciò che ci circonda, anche se non è di nostra proprietà diretta, sia un nuovo simbolo da difendere, sia una situazione che faccia parte di noi stessi. Ecco, Carditello deve essere per tutti voi, e mi auguro che da stasera in poi sia così, deve essere un pezzettino vostro, di un vostro antenato, di un vostro cromosoma, deve diventare qualcosa che va difeso a oltranza. Non è possibile che un bene, che la storia, venga messa all'asta come accade nella regione Campania. Abbiate almeno la forza e il coraggio di rialzare la testa, perché è il momento di dire basta a tutto ciò che anche noi abbiamo consentito di far accadere. Io vi invito per davvero, da domani mattina, ad essere dei degni, fieri cittadini di un mondo bellissimo, che è quello che calpestiamo tutti i giorni. Grazie a tutti voi per essere qui.